Ciao a tutti, siamo in un periodo molto complicato della nostra vita. In Italia questo virus Covid-2019, coronavirus, sta provocando tanti disagi a tutti noi. E ancora una volta il volontariato di Protezione Civile è in prima linea per cercare di aiutare le persone in difficoltà. Stiamo facendo tantissime cose come volontariato, ma ancora di più adesso dovrà essere fatto. E molti sindaci, infatti, molte autorità, attraverso anche l'apertura dei COC, chiedono aiuto al volontariato per attività di supporto. Supporto che deve essere comunque fatto sempre in maniera razionale, in maniera sicura e funzionale rispetto a quello che è il nostro ruolo e i nostri obiettivi. Per cui abbiamo pensato di fare questo piccolo video che fornisce delle indicazioni di tipo proprio operativo su come utilizzare anche i dispositivi di protezione individuale e come comportarsi in questa emergenza. Speriamo di aver fatto cosa gradita, tenendo in considerazione che sicuramente molti di voi già sanno come operare, ma vogliamo darvi un ulteriore supporto. Per questo motivo abbiamo chiesto a un medico specializzato in infettivologia, il dottor Benedetto Caroleo, di fare una dimostrazione, e adesso, dopo che concludo io questo piccolo intervento, sarà lui a spiegarvi come comportarvi. Grazie a tutti e un grazie davvero di cuore per quello che fate tutti i giorni nella nostra regione. Ciao! Buonasera, sono il dottor Benedetto Caroleo e sono qui a spiegarvi alcune misure di precauzione per impedire la trasmissione di determinate malattie, in particolar modo del virus Covid-19. Una delle misure precauzionali, fondamentali e universali è certamente l'accurato lavaggio delle mani. L'accurato lavaggio delle mani prevede una prima parte in cui bisogna rimuovere tutti gli eventuali monili presenti, bisogna contemporaneamente aver curato bene le mani se si devono fare determinate manovre, e quindi significa che bisogna che le mani abbiano la cute integra e soprattutto le unghie corte. Successivamente bisognerà lavarle in maniera molto adeguata. Lavare le mani adeguatamente significa lavarle almeno per 60 secondi con acqua e sapone banale. In alternativa si possono utilizzare anche dei prodotti idroalcolici. In ogni caso le mani devono essere lavate secondo una metodologia che è ben prevista dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'altra precauzione importante per ridurre la trasmissibilità di virus a trasmissione droplet, cosiddetta da goccioline di saliva, è sicuramente mantenere la distanza di sicurezza, quindi le misure cosiddette di distanziamento sociale, che oggi come oggi viene rapportato intorno ad un metro, ma ovviamente tutto dipende anche dalle precauzioni che sono adottate sul paziente che si ha di fronte. L'altra precauzione che si può adottare è quella della mascherina. Per la mascherina bisogna fare una precisazione, cioè la mascherina serve principalmente al paziente che potrebbe tossire o starnutire, e quindi la mascherina in quel caso impedirebbe la diffusione delle goccioline di saliva nell'ambiente circostante. La mascherina per l'operatore che eventualmente si avvicina al paziente, non per fare manovre ma semplicemente anche per parlare, può avere un significato nel momento in cui, coprendo naso e bocca, impedisce il contatto di eventuale
droplet che hanno contaminato le mani dell'operatore con le proprie mucose. Per cui da questo punto di vista la mascherina può essere utile anche per l'operatore. Ovviamente esistono diversi tipi di mascherine. La mascherina che si utilizza per evitare la diffusione delle goccioline di saliva è la mascherina chirurgica. Le mascherine con filtro facciale FFP2 o ancor meglio FFP3 si utilizzano nel momento in cui c'è il rischio che determinate manovre, che possono essere di tipo aspirativo, di tipo endoscopico, possono nell'ambiente circostante liberare un quantitativo abbastanza importante di goccioline di saliva o comunque aerosolizzare i fluidi del soggetto. Per cui al di là di queste situazioni molto particolari, le mascherine FFP2 non hanno una logica di utilizzo così, diciamo, così diffuso come oggi purtroppo si vede che sta accadendo. Bastano le mascherine chirurgiche. La parte superiore è rigida per adattarla alla piramide nasale. La mascherina deve coprire per bene il naso e la bocca. Va indossata in questa maniera. I elastici si portano dietro. Si assesta bene la parte nasale. Per toglierla, primo elastico da dietro sempre si porta in avanti, la mascherina va tolta sempre afferrandola posteriormente, non dal filtro.